Saviano è disperato per la morte di Michela Murgia. E tale notizia primeggia sul Corriere della Sera, e tale notizia io ve la metto con il link nel riassunto di questo video. Sì, Roberto Saviano dice che è disperato per la morte di Michela Murgia. Ora, che sia chiaro, absit in iuria verbis, Michela Murgia è stato un grande personaggio mass mediatico, che sia chiaro. Io però ho evidenziato absit in iuria verbis, ho evidenziato che Michela Murgia teneva i piedi in due staffe, la grande Michela Murgia, perché da una parte faceva la rivoluzionaria, no? Sì, voleva la famiglia allargata, cioè la famiglia matriarcale. Dall'altra parte però stava dalla parte del cristianesimo, con tutto rispetto per il cristianesimo, ma è il cristianesimo non la vuole la famiglia allargata. È vero o non è vero, Roberto Saviano? Vero o non è vero? C'aveva i piedi in due staffe, Michela Murgia, con rispetto parlando, absit in iura verbis. Roberto Saviano, questa è la situazione. La grande Michela Murgia teneva i piedi in due staffe. È meglio tenere i piedi in due staffe anziché in una sola staffa, capito? Così poi accontenti gli uni e gli altri, perché da una parte faceva la rivoluzionaria, voleva la famiglia allargata tipo matriarcale, qua si parla del matriarcato, qua. Poi dall'altra parte stava dalla parte della pregiata religione cristiana. Il cristianesimo non vuole la famiglia allargata, capito? Inutile tirare in ballo Gesù che usava la frusta nel mercato. Si dice Gesù era un rivoluzionario. Vabbè, Gesù sarà stato un rivoluzionario, però il cristianesimo non è rivoluzionario, perché il cristianesimo vuole la sacra famiglia, marito, moglie e bambini, e non vuole il cristianesimo la famiglia allargata, capito? Poi il cristianesimo c'è anche i 10 comandamenti. Tra i 10 comandamenti c'è scritto di non desiderare la donna ad altri. Non si può avere la famiglia allargata col cristianesimo. E Michela Murgia stava da tutte e due le parti, capito? E io infatti mi sono meravigliato tanto. Comunque, tornando a Roberto Saviano, che dice di essere tanto disperato per la morte di Michela Murgia, io vi chiedo scusa, cari amici, non prendetevela con me, ma io ho le mie idee, io ho 83 anni compiuti, voi capite bene che uno ha 83 anni compiuti, e le idee ce le ha chiare e distinte, come diceva Cartesio, capito? Anche se a me Cartesio non è mai piaciuto, perché Cartesio diceva cogito ergo sum, penso, quindi esisto, no, Cartesio doveva dire sum ergo cogito, cioè esisto, quindi penso. Io ho le idee chiare e distinte, ho già 83 anni compiuti. Io dico che la morte non deve diventare absit in iuria verbis, un Luna Park, non deve essere una baracconata, uno deve sparire in silenzio. A me, scusatemi, lasciate che io mi esprima liberamente, che sono tanto anziano, lasciatemi questa libertà. A me pare tanto, scusatemi, la morte di questa bella, brava scrittrice, mi pare tanto, scusatemi, una baracconata, mi suona tanto del protagonismo,
uno deve sparire in silenzio. Quanti video che ho dedicato al grande economista Federico Caffè, tutti, se io potessi, anch'io vorrei sparire come Federico Caffè, grande economista Federico Caffè, grandissimo economista Federico Caffè, che visse al tempo di Bettino Craxi, Federico Caffè, che ha lasciato una scuola economica, e il Corriere della Sera, Federico Caffè, ha dedicato un Elsevier intitolato Federico Caffè, due punti, l'arte di scomparire, perché a un certo punto Federico Caffè ha deciso di andarsene, capito? Ha deciso di andarsene per sempre ed è scomparso, nessuno più l'ha ritrovato. È così che si muore, si deve cercare di non lasciare il proprio corpo alla mercé degli altri. Comunque, siccome non tutti noi possiamo sparire alla maniera di Federico Caffè, l'arte di scomparire, almeno si scompaia in silenzio, si scompaia, senza fare le baracconate. Mi pare tanto una baracconata questa qua, mi pare tanto, scusatemi se io mi esprimo così, non prendetevela con me, ma io ho 83 anni compiuti e ho diritto di esprimere le mie idee chiare e distinte, come quelle di Cartesio, che diceva cogito ergo sum, però doveva dire sum ergo cogito. E io ce ne ho parlato di Cartesio in questa mia storia della filosofia, cari amici, Roberto Saviano, pensi di fare anche tu come Michela Murgia quando arriverà il momento della tua dipartita? Pensi anche tu di fare questa baracconata a Roberto Saviano? Caro Roberto Saviano, io qua non posso esimermi dal ricordare che tu sei uno degli intellettuali più famosi d'Italia, che però sei stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato. E io purtroppo non sono diventato famoso, perché io, Serafino Masoni, non sono stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato, purtroppo. Perché per diventare famosi in Italia si deve copiare. Venire condannati dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio e poi si va a scrivere per il quotidiano romano La Repubblica, proprio il Corriere della Sera, e viene invitato nei talk show televisivi. Dio che situazione, cari amici, Dio che situazione. Beh, insomma, morale della favola, si deve sparire in silenzio, capito? Si deve salire, sparire in silenzio, niente baracconate, Roberto Saviano. Non farlo pure tu, quello che ha fatto la bella e brava Michela Murgia, non farlo pure tu, Ok, Roberto Saviano, caro, a te Roberto Saviano, al Corriere della Sera, a tutti voi, tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Masoni.